Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial e nel mio canale Videomania. Oggi vi mostrerò come pulire all'interno di un PC. È una cosa semplicissima, ma va fatta perché migliora le prestazioni del vostro PC. Allora, prima cosa vi occorrono due pennelli e un asciugacapelli. E smontate le viti. Solitamente le viti del case vengono portate, sono queste qua, qui dietro. Certi si svitano il cacciavite e altri invece manualmente. Io in questo caso si svita manualmente. Vedete qua il lato è questo qua. Ecco qua tutti i residui. Voi dovete pulirlo quando trovate tutti questi residui di polvere. Ecco qua. Montano le due viti, fate attenzione a non perderle. Eccole qua, le poggiamo qua. Poi si mette il case qui e si tira in questo modo. Il case lo appoggiamo alla parte per non romperlo. Ecco, vedete, questo è un PC game, è nuovo, l'ho assemblato io e un mio amico mi ha dato una mano a scegliere i componenti. Lui vende anche i componenti per PC, quindi mi ha consigliato bene. Ecco qua. Allora, la polvere, la maggior parte della polvere si forma qui e nelle ventole qua. Allora lo accendiamo, attenzione però, fatelo con l'aria fredda perché altrimenti si riscaldano i componenti. Ovviamente mi aspettavo un po' di polvere in più, dato che è nuovo il computer, dura, cioè la polvere non è entrata molta, ma in caso voi avreste un computer un po' più vecchio, di vecchia data, la polvere sicuramente, anche perché questo qua ha delle protezioni, le reti. Ecco qui, adesso io smonto le reti. Queste retine qua, ecco, la polvere si è formata qui per fortuna. Vedete? Col pennello. I PC game hanno bisogno sempre di manutenzione, meglio una volta al mese, perché lavorano molto di più, perché hanno componenti più velocissimi, quindi per evitare che si riscalda tutto il sistema. La memoria, che è la cosa più importante, cioè la memoria, la RAM, volevo dire, che è la cosa importante, se riscalda quella abbiamo la rottura del PC. Qua è facile, come avete visto, è stato un breve tutorial, è facilissimo pulirlo, basta un paio di pennelli. Fate attenzione però ad andare sulla componentistica leggermente, si rompono i pezzi, altrimenti lo danneggiate o la scheda o qualcos'altro, e avete un phon
La cosa importante è che il phon deve gettare aria fredda. Una volta pulito il tutto, le zone da pulire sono queste qua delle ventole, questo deve stare la ventola del processore, sotto si porta altre ventole, oppure dove sta l'alimentatore sarebbe questo qua. Qui io porto un'altra ventola e anche davanti qua. Poi ovviamente se trovate anche sporco qui di polvere, eccolo qua, pulite anche questo. Una volta visto che tutto è alla perfezione, che non c'è polvere, potete richiudere il tutto. Ecco qui. Appoggiate questo qua. Così, non come stavo facendo, il suo verso è questo qua, il verso si centra prima e poi si spinge leggermente mettendo le due vite, mi porta questo modello qua. Ok, grazie a tutti ragazzi per la visione, al prossimo video, seguitemi, seguite il mio canale e iscrivetevi. Ciao a tutti!